Ciao, sono David Cardano e siamo arrivati all'ultima puntata di questo argomento legato all'autostima, ai problemi che generano un abbassamento di autostima e a tutte le situazioni disfunzionali da cui dovremmo allontanarci per proteggere la nostra autostima. Nell'ultima puntata vi ho parlato dell'ipercritica, ora vi parlo dell'atteggiamento giudicante. Sembrerebbero uguali. In realtà non lo sono, anche se sicuramente hanno delle analogie, delle similitudini o punti di comune denominazione. Ora, vi posso dire che gli atteggiamenti giudicanti sono infiniti nel mondo e che l'essere umano fa molta fatica a non giudicare. Il giudizio arriva quasi come un immediato treno che si presenta nella nostra mente. Il giudizio entra in casa senza chiedere permesso e certe volte se ne va senza salutare. È molto difficile non giudicare, però possiamo trasformare il giudizio in un qualcosa che è un pochino più piacevole, come semplicemente un feedback di un qualcosa che abbiamo percepito. Parlando di atteggiamento però giudicante, vi posso che è uno degli atteggiamenti più disfunzionali, uno dei più dannosi, e la manipolazione incriminante. Che cosa intendo per manipolazione incriminante? Intendo quelle situazioni in cui delle persone cercano di manipolarci, generando in noi sensi di colpa, facendoci sentire in colpa. Tutto questo viene fatto facendo leva sui nostri valori, sui nostri sensi del dovere, o anche sui nostri punti deboli, finalizzato questo a che cosa? A ottenere ciò che le persone, che queste persone vogliono, ciò che queste persone desiderano. Quindi sono dei manipolatori nel senso negativo del termine, perché la manipolazione vuol dire mettere le mani dentro qualcosa. Io posso mettere le mani dentro qualcosa per creare della positività, oppure per creare caos. Quindi la manipolazione non è solo con l'accezione negativa, può anche essere con un'accezione positiva, tanto è vero che nel mio lavoro di counselor coach in ambito di psicologia io potrei essere definito un manipolatore, ma funzionale perché manipolo le idee, i pensieri, le convenzioni per aiutare le persone a stare meglio, a essere libere e non a creare problemi o sensi di colpa. Quindi in questo caso però la manipolazione è con un'accettazione disfunzionale. Queste persone che hanno questi atteggiamenti giudicanti con questa manipolazione incriminante che ho appena descritto, consapevolmente o no, perché c'è qualcuno che probabilmente potrebbe anche farlo in modo inconsapevole, stabiliscono delle dinamiche di relazione, di dominio, di imperatori. E soggiogano quindi gli altri, diventano dei dittatori e fanno tutto questo principalmente avvalendosi del senso di colpa e talvolta anche della paura. Potrei fare centinaia di esempi anche nell'ambito della storia dell'umanità, dove alcune persone con il potere hanno creato relazioni di dominio, soggiogando gli altri attraverso i sensi di colpa e attraverso la paura. Ci sono poi ovviamente situazioni dove questi soggetti che hanno potere si costituiscono giudici senza neanche esserlo e attraverso questo impersonificare il ruolo di giudice, quindi si mettono addosso una toga. E ci fanno sentire costantemente fatti male, ci fanno notare costantemente tutto ciò che facciamo di sbagliato, oppure addirittura loro assumono il ruolo di vittime, si sentono loro vittime, dicono: tu non mi capisci, guarda qua, guarda là, e ci fanno pensare di essere addirittura noi i carnefici, generando ovviamente un senso di colpa ancora maggiore. Questo tipo di relazione non devo dirvelo, penso l'abbiate capito, ma è estremamente disfunzionale, estremamente negativo, estremamente emotivamente estenuante, oltre che ad essere profondamente insoddisfacente.
Perché? Perché sembra che ci si senta come se noi stessimo sempre camminando sul filo di un rasoio, sul filo di una lama, su una corda sospesa a 1.000 metri di altezza, senza mai sapere quali saranno le prossime frasi, i prossimi comportamenti, i prossimi giudizi che ci faranno stare male e ci offenderanno. Tutto questo per dirvi che se noi applichiamo questa modalità, mineremo la autostima dei nostri soggetti e se noi stiamo subendo questo atteggiamento giudicante, ovviamente il mio consiglio è di allontanarvi velocemente da relazioni di questo tipo e proteggervi nel modo migliore possibile. Bene, siamo arrivati quindi alla conclusione di questo excursus dove ho trattato in diverse tappe l'argomento dell'autostima e di tutto ciò che la può minare. Ho detto tutto, in realtà, di molte cose che la possono minare, potrei aggiungervi altri elementi, ma il mio viaggio con voi su questo argomento si conclude qua. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro buona vita.